Ciao ragazzi, ciao a tutti! Allora, pronti a finire il nostro dipinto per Halloween? Allora, adesso prendete del nero e un pennello non tanto grande, non proprio piccolissimo, ma neanche molto grosso. Mettete dell'acqua nel nostro nero o comunque in un colore scuro, ma meglio il nero. E poi cominciamo a dipingere innanzitutto la nostra ragnatela. Cercate di tamponare un po' il pennello in modo che non scarichi il colore immediatamente e poi tracciate delle linee partendo da un punto centrale. Il mio punto centrale è dove c'è il giallo, quindi la luce, ma non è necessario che sia proprio il centro. Poi tracciate delle linee che partono da questa zona e cercate di non farle tutte a distanza regolare, ma uno un po' più vicino, uno un po' più lontano. Io non le ho unite di proposito nella parte proprio in centro, perché comunque va bene che si vedano in alcune parti di più, in alcune parti di meno, perché varia, la ragnatela non deve essere fatta perfettamente, deve sembrare un po' che alcune parti si vedono e altre no, a seconda della luce. Poi cominciate a tracciare fra una riga e l'altra delle linee un po' dei piccoli archi. Anche qui immaginate che in teoria dovrebbero essere collegate l'una alle altre, ma saltatene qualcuna per creare un po' più di movimento. Poi quando ogni tanto prendete un po' di colore, cercate, mi raccomando, di non farlo troppo bagnato, troppo abbondante. Va bene che ci siano dei segni un po' più pesanti, di quelli un po' più leggeri, non deve essere una cosa troppo regolare, perché altrimenti sembrerà ancora più finto. E quindi continuate a fare questi segni, man mano che andate verso l'esterno cercate di farle più distanziate l'una dalle altre, queste linee a semicerchio. Io continuo, ogni tanto salto un pezzo e poi quello che mi rimane anche lì traccio alcuni accenno giusto qualcosa. Non andate sulla zucca, perché se la zucca l'abbiamo fatta grande perché deve essere in primo piano e quindi non deve essere zucca in primo piano, la ragnatela è comunque dietro e viene nascosta in parte dalla zucca. Allora, quando vi sembra di avere disegnato bene bene questa ragnatela, create qualche ramoscello che spunta dalla parte destra, dalla parte sinistra e anche dal basso, cercando di non andare a coprire la zucca. Come devono essere questi ramoscelli? Queste devono creare un po' di paura, quindi devono essere delle cose tremolanti, devono essere un po' che sembrino delle mani, un po' delle cose un po' spettrali. Allora, la parte verso l'alto deve essere più sottile, perché i ramoscelli naturalmente sono più sottili nella parte finale, mentre nella loro base, nella parte più in basso, più a destra, fateli un pochino più grossi, quindi utilizzate un po' più di colore. Una cosa molto schematica anche questa, ovviamente. Adesso facciamo il nostro ragno. Deve essere un ragno appena accennato, ovviamente, una cosa un po' divertente. Quindi come fate? Create una parte centrale per il corpo, un ovale. Anche qui dopo riempitelo di nero. Poi create una parte più piccola, un'altra sfera, un altro ovale per la testa. Perfetto, adesso facciamo le gambe, le zampe del ragno. Allora, quelle diciamo più lontane da noi, che sono le zampe dietro, sono piegate verso l'interno della ragnatela.
man mano che le zampe, invece le zampe centrali sono un pochino più spesse e sono rivolte verso di noi, ma deve sembrare che questo ragno venga verso di noi e ci minacci. Quindi le fate un pochino più spesse e poi ne fate ancora altre due, ancora più, più spesse e rivolte verso di noi. Ecco, più o meno in questo modo. Adesso non deve essere una cosa perfetta. Fate anche quelle davanti davanti e anche queste devono essere non una uguale all'altra, ma insomma comunque devono essere sempre più rivolte verso di noi. Fate anche due chele davanti, due antenne che sembrano un po' minacciose. E così abbiamo finito il nostro ragno. Adesso dobbiamo finire la zucca e facciamo la faccia. Allora, molto molto semplice, vi conviene prima disegnarvelo leggermente a matita, anche se come vedete la forma è proprio basica. Poi dopo con il nero andate a pennellare il contorno e a ricoprirlo dentro. Tenete il colore poco diluito, cioè deve essere diluito quel tanto che basta per poter scrivere dentro. Ma non deve essere, non deve colare, non deve essere neanche risultare trasparente, deve risultare proprio un bel colore pieno. Cercate quando fate gli occhi così, che siano un po' rivolti verso l'interno, insomma deve avere un'espressione un po' minacciosa, un po' crucciata. Gli occhi sono semplicissimi, come vedete sono due forme un po' arrotondate e ricoprite anche queste, anche questa con il nero. Se vi trovate meglio con un pennellino ancora più piccolo, potete benissimo farlo, ci metterete un attimo di più a fare la campitura interna. Adesso passiamo alla bocca. Io, per essere sincera, l'ho disegnata, anche se non si vede molto nel video, ma l'avevo disegnata a matita. Questo più che altro per non sbagliarmi nella forma, nel dare la forma ai denti, insomma, quell'espressione che siamo abituati a vedere nella zucca intagliata. Deve essere un sorriso un po' così, appena accennato. E se avete difficoltà, non sapete come fare così, troverete sicuramente delle foto di zucche o a cui ispirarvi in internet. Potete anche andare a vedere su Pinterest. Sicuramente anche nella mia pagina, che vi lascio il link qua sotto, troverete mille idee per Halloween con la faccia da dipingere. Quindi anche qui disegnate prima il contorno con il pennello, anche non deve essere una cosa precisa, deve essere una cosa un po' così, molto molto libera. E poi andate sempre con il nero, utilizzando sempre poca acqua perché deve essere un bel colore pieno e corposo, andate a completare la bocca facendo proprio tutto, coprendo proprio in modo piatto l'interno. Poi è meglio che, mentre disegnate la bocca e gli occhi, è meglio che stiate un po' più ristretti nella forma della bocca e degli occhi, non fatele troppo grandi. Poi finito, quando avete finito, fate sempre in tempo a ingrandirle, perché tanto il nero comunque copre, invece dopo se l'avete fatto troppo grande non riuscireste comunque a
fare il contrario, quindi a tornare indietro. Ecco, come vedete anch'io l'ho fatto un po' troppo poco arrotondata da una parte, e quindi con il pennello e il nero vado a completare, a ridare il contorno. Questo anche per rendere proprio il contorno stesso un po' più lineare, con meno seghettature, insomma, che sono quelle seghettature che ci vengono quando uno dopo va a riempire. Poi, quando vi piace, lasciate asciugare, state attenti a non appoggiarci la mano perché il colore ovviamente è ancora fresco, e cominciate a fare gli stessi rami che avevate fatto sulla parte destra, fateli anche sulla sinistra. Anche qui andate sopra un po' alla ragnatela e un po' alla zucca, cioè il ragno è sullo sfondo, poi avete la zucca e questi ramoscelli ancora davanti, che sono proprio in primo piano. Questi createli un pochino più grossi rispetto a quelli di destra, proprio perché sono un po' più in primo piano. Anche qui il colore deve essere assolutamente non troppo acquoso, perché altrimenti cola e altrimenti diventa anche trasparente. Invece dovete avere un bel colore pieno. Andate a ruota libera, un po' cercate, come vedete, di muovere un po' il pennello, di fare delle linee che attraversano. I contorni devono essere un po' contorti, non devono essere proprio lineari, e se sono lineari devono avere un po' questa impressione delle mani, insomma, per rendere tutto un pochino più da paura. Continuate a fare i ramoscelli così come vi sembra che possa risultare anche equilibrato il disegno. Come vedete, questi li ho fatti un pochino più grossi come rami. Poi sulla base date delle pennellate che dal basso, diciamo da dove avete lo scotch, vengono verso l'alto. Questo come vedete, per dare una specie di idea di prato, per finire un po' il fondo, sia il fondo della zucca sia il fondo del nostro acquerello. Proprio pennellate dal basso verso l'alto, e in questo modo verrà la base un pochino più grossa e sopra un pochino più sottile. E continuate a farlo andando tranquillamente sopra lo scotch, tanto dopo lo toglieremo e quindi si vedrà proprio la linea quasi netta. Lo faccio lungo tutto il bordo del basso, quindi che va sia sugli alberi, anzi sugli alberi magari cerco di insistere di farli venire un po' verso l'alto, sia nella parte più bassa. Così creerà sia un po' di tridimensionalità, un minimo, e anche un po' di continuità fra i vari cespugli che ci sono a destra e a sinistra. Quando avete finito e vi soddisfa, lasciate asciugare, o se volete continuare il dipinto con me e non aspettare, cercate di non andare sopra. Io adesso tiro fuori altri colori, prendo un bel verde scuro perché voglio fare, diciamo, il picciolo della zucca. Allora, quindi prendo questo verde scuro e misto anche un po' di nero eventualmente, e poi andate proprio a creare il picciolo, che ha una forma diciamo arrotondata, molto semplice. Anche qui non deve essere una cosa descrittiva, dovete proprio dare l'idea di questa, della zucca classica di Halloween intagliata, quindi qualcosa di un po' inquietante. Utilizzate un verde scuro e utilizzatelo un po' più denso nella parte sinistra, mentre utilizzatelo un po' più acquoso nella parte destra, così sembrerà un po' più sferico. Adesso, quando avete completato, cerchiamo di
finire la parte che avevamo lasciato un po' bianca, che è su quella sopra la zucca, perché deve dare l'idea che questa parte qua sia piatta, dove appoggia il picciolo, sì. E quindi andate a fare la parte più lontana, un pochino più scura, poi lasciate una zona bianca e andate a scurire invece anche la parte che sta davanti al picciolo. In questo modo la luce creerà questa tridimensionalità della zucca. Ovviamente, mentre avete fatto la parte più scura, se volete tirarla, insomma farla sfumata, dovete fare altro che utilizzare, tirarla con l'acqua. Anche in questo caso però utilizzate un colore veramente poco acquoso. Il nostro dipinto è quasi finito, facciamo gli ultimi punti di chiaro e di scuro. Togliete lo scotch, mi raccomando, con molta calma, se no utilizzate il foam. Io vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre in contatto e sempre aggiornati sulle cose che faccio. Vi ringrazio e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti e buon Halloween!